Leggiamo Levitico 6:5. Dice: il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere. Il sacerdote vi brucerà della legna ogni mattina. Vi disporrà sopra l'olocausto e sopra vi brucerà il grasso dei sacrifici di riconoscenza. Il fuoco deve essere mantenuto sempre acceso sull'altare e non lo si lascerà spegnere. Questo mi parla di una chiamata. Il credente, qualunque sia l'età, ma il credente deve curarsi di non lasciare che il fuoco si spenga. Ragazzi, questa è nostra responsabilità. La nostra responsabilità è lasciare o non permettere che il fuoco si spenga. E come lo possiamo fare questo? Attraverso Matteo 6:6. Quello che dice Matteo 6:6: ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta. Questo è un tempo, sento nel mio cuore, nel mio spirito, che si sta aprendo un tempo dove dobbiamo praticare molto la cameretta, molto il luogo segreto. Se vuoi crescere nelle vie di Dio, coltiva il luogo segreto. E ti ripeto, con tutti i limiti, con tutte le debolezze, Dio non è là né per condannarti né per giudicarti, ma Dio è solo lì per rialzarti, benedirti e aiutarti ad andare avanti. Però è importante, nel mantenere il fuoco acceso, praticare il luogo segreto. E io ti voglio lasciare 4 punti su come poter mantenere questo fuoco acceso. Magari ce ne saranno anche altri, però voglio lasciarti questi 4 punti basati sulla parola di Dio e anche dalla mia esperienza con il Signore. Primo punto: dobbiamo vincere lo scoraggiamento. Se vogliamo mantenere il fuoco acceso nel nostro cuore, dobbiamo vincere lo scoraggiamento. E in questo tempo di scoraggiamento ci arriva da tutte le parti, sì o no? Quindi come possiamo fare che questo scoraggiamento non spenga il fuoco, l'entusiasmo, la passione? Dobbiamo proclamare e afferrarci a quello che dice Matteo 19:26. Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Quando lo scoraggiamento vuole rubare la passione, quando lo scoraggiamento vuole portare polvere sulla mia fede, io gli ricorderò questa gloriosa e potente scrittura: agli uomini è impossibile, ma al mio Dio tutto è possibile. Io sono al sicuro, io sono nelle palme, nel palmo della sua mano. Nessuno potrà farmi del male. Ragazzi, con Dio siamo nel miglior bunker che possa esistere sulla terra. Amen. Preoccupati di stare vicino a Dio e stai al sicuro in ogni tempo. Che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e stare lontano da Dio? Quindi vincere lo scoraggiamento è il primo punto per mantenere il fuoco acceso. Punto 2: per mantenere il fuoco acceso
Abbiamo bisogno di adorazione e lettura della parola. Proverbi 26:20 dice così: quando manca la legna, il fuoco si spegne. Qual è la nostra legna oggi? Adorazione e parola. Dite con me: adorazione e parola. Questa è la nostra legna. Per mantenere la passione per Dio accesa, il fuoco acceso nel nostro cuore, abbiamo bisogno di adorazione, di lettura della parola. E sapete, ragazzi, non è tanto la durata del tempo che noi dedichiamo che permette di mantenere il fuoco acceso, ma è la qualità di quel tempo. Tu puoi stare 3 ore in un posto con la Bibbia aperta cercando di pregare, ma se hai tutti i social aperti, se hai le porte aperte alla distrazione, non riceverai nulla. Invece puoi stare 10 minuti dove tutto rimane fuori. Tutto. Tua mamma, tuo padre, le tue preoccupazioni, la tua squadra del cuore, quello che fanno gli altri su internet, tutto fuori. E stai solo con Dio, pure 10 minuti, quel tempo porterà legna e aumenterà il fuoco acceso nel tuo cuore e nella tua vita. Quindi non bisogna solo dire: oh, devo pregare 1 ora, 2 ore, 3 ore. Chi riesce, gloria a Dio. Ma non è tanto la durata del tempo, ma la qualità. Amen. E lo so che è una tentazione. Uno degli attacchi più grandi è proprio quello, la distrazione. Per questo, quando ci mettiamo ad adorare, a leggere la parola di Dio, sarebbe buono proprio non portare nulla in quel posto dove siamo, né tablet, nulla. E magari, se vogliamo ascoltare un po' di musica, mettiamo in modalità aereo e ascoltiamo solo la musica e lasciamo che Dio, Gesù Cristo, sia l'unico protagonista. Ragazzi, questo è un modo per mantenere il fuoco acceso. Punto 3. Dobbiamo permettere a Dio di modellarci. Giovanni 3:30 dice: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. L'umiltà permette a Dio di modellare il tuo cuore e di mantenere il fuoco acceso. Amen. Questo mi parla di trasformazione del cuore. E l'altra cosa bellissima anche del verso che abbiamo letto prima, che poi continuava e dice in Proverbi 26:20, alla fine dice: e dove non c'è maldicenza, non so se lo possiamo mettere un attimo, che quello pure è importante parlando della trasformazione del cuore, dice: quando non c'è maldicente cessano le contese. Questo pure ha a che fare con mantenere il fuoco acceso. Perché quando non c'è maldicente, cessano le contese. Quindi io devo essere un uomo di pace se voglio mantenere il fuoco di Dio acceso nel mio cuore. Devo permettere a Dio di trasformarmi. E questo richiede umiltà. Amen. La bellezza della debolezza è la bellezza dell'umiltà. Io credo che sono le cose più, sono bellissime, meravigliose, la bellezza dell'umiltà. E anche questo va controcorrente, anche questo è rivoluzionario. Perché per il mondo umiltà significa quasi sconfitta. Invece per Dio l'umiltà
precede la gloria. Amen. La base per mantenere il fuoco acceso e crescere spiritualmente è l'umiltà. Che io diminuisca e che lui cresca. Che questo possa essere la nostra preghiera in questo tempo. Quindi, numero uno, vincere lo scoraggiamento. Numero due, adorazione e lettura della parola. Numero tre, lasciare e permettere a Dio di modellarci. Numero quattro, e con questo finisco, testimoniare di Cristo. Amen. Un credente che evangelizza è un credente risvegliato. È un credente che ha il fuoco acceso. Ma io non so parlare, ma io sono timido, ma non importa. Testimonia di Cristo, anche attraverso le azioni, attraverso la tua vita, attraverso un sorriso, attraverso la gentilezza. Raga, ma avete visto che il mondo ha perso la gentilezza? Sì o no? O si vive solo a Roma o in Campania? Cioè anche qui. Le persone, ecco, è come se si fossero dimenticate di sta parola. Cioè, la gentilezza. E sapete che oggi è talmente dimenticata questa parola che io credo che un credente può evangelizzare anche essendo gentile, altruista, sorridente, attraverso a mantenere un atteggiamento di pace. Per questo testimonia di Cristo. Se vuoi mantenere il fuoco acceso nel tuo cuore, testimonia di Cristo. Sapete, io quando mi sono avvicinato a Gesù, avevo 20 anni, quindi 3-4 anni fa, ero un folle, un pazzo, proprio un pazzo scatenato. Cioè, ancora lo sono, però poi sono migliorato negli anni, diciamo, mi sono aggiustato un po', però quando mi sono avvicinato a Gesù, cioè, un folle. Cioè, io camminavo in macchina con un megafono, con una Panda mezza scassata, e all'improvviso mi fermavo, salivo sulla Panda, prendevo il megafono e dicevo: convertitevi! Oppure all'improvviso salivo nei pullman e dicevo: ho una buona notizia per tutti quanti voi. E quelli nel pullman mi guardavano e secondo me pensavano due cose: chi sto è pazzo o veramente c'è una buona notizia. Quindi comunque chiamavo l'attenzione e mettevo a predicare il Vangelo. Sapete, quando io uscivo per andare a evangelizzare, quando io tornavo a casa, sapete la persona più benedetta chi era? Io. Cioè, più mi spendevo per gli altri, più mi spendevo nel condividere la speranza con altri, più Dio mi benediceva. Quindi lì ho praticato, senza neanche sapere, che è più bello dare che solo ricevere. Che praticamente si cresce dando, non trattenendo. Quindi io tornavo a casa mia e mi trovavo soluzioni o questioni in sospeso risolte soprannaturalmente. Tremendo, glorioso. Quindi per questo ti incoraggio a testimoniare. E mentre testimoni, tutto quello che Dio ha preparato per te arriverà. Perché Lui l'ha promesso e Lui la farà. E se lo credi, dai un applauso di ringraziamento. Alleluia! Alleluia! Amen! Alleluia. Per favore, una volta in più, alza la tua mano, chiudi i tuoi occhi. Lasciamo che per pochi minuti Dio ci ministri.
che lo Spirito Santo ci ministri. Signore, tu vedi tutte queste mani alzate e io prego nel nome di Gesù che questa parola possa diventare vita nella loro vita, nel nome di Gesù. Io prego, Padre, che tutto ciò che è stato inviato questa sera, condiviso questa sera, possa diventare pratica nella loro vita, per crescere in te, per fortificarsi in te in questi tempi difficili. E grazie Spirito Santo, perché tu stai per fare una cosa nuova. Io lo credo, noi lo crediamo, una cosa nuova su questa generazione. Un'aria nuova si sente, un'aria nuova si avverte, tempi di conquista. Alleluia, alleluia. Alza le mani al cielo e ricevi per fede, per fede, per fede. Una nuova passione, ricevila per fede. Nel nome di Gesù.